Lo sai che con due mele puoi preparare queste tortine? Sono più buone e più soffici di quelle in pasticceria. Prendo due mele, in totale dobbiamo avere 250 grammi circa, le sbucciamo, poi le taglio a metà, rimuovo il torsolo e ora taglio la mela a pezzi grossolani e le metto direttamente nel frullatore. Io sto usando un frullatore con le lame AS, ma potete usare un qualsiasi altro robot da cucina o frullatore che avete in casa. Ora aggiungo 60 g di olio di semi, un uovo intero, 20 g di latte di soia o di mandorle, scegliete voi. Poi prendiamo un limone e lo grattugiamo. Diana, classica domanda. Cosa stiamo preparando? Oggi prepariamo una colazione con i fiocchi, buonissima. E infine aggiungo 60 g di eritritolo, oppure potete usare anche lo zucchero o un altro dolcificante a piacere. Chiudo e frullo bene il tutto. Vediamo un po' la consistenza. Perfetta! Senti Diana, ma questa ricetta si può fare anche con le pere? Assolutamente sì, ottima domanda. A questo punto aggiungo 60 g di farina, io qui sto usando quella di grano saraceno, e aggiungo anche 75 g di farina di mandorle. Se volete fare la farina di mandorle in casa, potete semplicemente frullare le mandorle e otterrete questa farina di mandorle meravigliosa. E infine aggiungo anche 8 g di lievito in polvere per dolci. E ora chiudo e frullo il tutto di nuovo. Guardate che consistenza cremosa, meravigliosa. E ora prendiamo degli stampini come questi, tipici da crostatine, oleati e infarinati, e andiamo a distribuire il nostro impasto all'interno. Ovviamente per chi non avesse questi stampini può usare anche uno stampo da torte, giusto? Assolutamente sì, certo. Oppure potete usare anche uno stampo da crostata, così vi verrà una specie di crostata morbida. Ora invece prendo un'altra mela e andiamo a ricavare delle fettine sottili che utilizzeremo per decorare le nostre tortine. E ora decoriamo le nostre tortine. Io metto proprio tre fettine così in mezzo. Ora metto le tortine su una teglia e le cuociamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti. Andiamo! Le nostre tortine sono pronte, ma prima di andare a vederle, mettete un mi piace al video, mi raccomando, condividetelo anche così tutti potranno fare questa ricetta e in questo modo supportate anche il nostro lavoro. E se la ricetta di oggi vi sta piacendo tantissimo, vi ricordo che sul nostro libro Zero glutine, zero rinunce ne trovate tante altre, facilissime da fare e veloci, quindi se volete ordinare il libro vi lasciamo il link qui sotto per ordinarlo online oppure lo trovate in tutte le librerie. E a breve vi sveleremo anche un altro evento che stiamo organizzando per incontrare tutti voi. Eccole qua! Guardate che belle queste tortine barra crostatine, come le Sono chiamiamo? bellissime, sembrano quelle che trovate in pasticceria. E adesso le spennelliamo con del miele. Decoro anche con della granella di noci. Ragazzi, ma che meraviglia sono queste tortatine! Ho deciso di chiamarle così, perché Tortatine. sì, perché sono delle tortine crostatine, quindi Ah, ecco tortatine. perché, tortatine, bella. Vero? È arrivato il momento dell'assaggio. Stiamo tutti aspettando, Diana. Chiuderò gli occhi e penserò di essere in una pasticceria. Vai. Vediamo se avrai lo stesso feeling. Mamma mia, pure meglio. Sì, Ma buona. poi sono sofficissime. Guardate qua. E belle umide all'interno. Complimenti, Diana, come al solito ci stupisci sempre.